Ecco perché, gatto, a me piace fare le cose con le mie forze. Perché piace fare le cose con le mie forze? Perché so alla fine che arrivato a determinate cose, so che ce l'ho fatta da solo. A me nessuno mi è mai venuto ad aiutare. Nessuno mi ha dato un aiuto. Se poi hai sia la figa sia la raccomandazione, sei al top in Italia, puoi avere tutto. Capito cosa intendo? Combinazione, raccomandazione, figa. Guarda là. Sì, Fai ti win-win. capisco. Quello che sto dicendo io è che non è che voglio fare le cose da solo perché voglio fare da solo. Ormai, ciao dottore, ormai ho sviluppato questa cosa di fare le cose per i cavoli miei. Ma perché? Perché mi hanno portato a fare le cose da solo. Quindi quando a me mi dicono che devi ringraziare qualcuno, no, io non devo ringraziare nessuno, devo ringraziare innanzitutto voi e poi me stesso. Nessun altro mi ha mai venuto mai a dare una mano in generale dal punto di vista di rilevanza. Ok? Se parliamo in quel modo, se non chi mi segue. Sono convinto che anche per noi che vogliamo sempre far tutto da solo senza aiuti ci sarà una rivincita nella vita. Bisogna avere pazienza, ci vuole più tempo. Ma accadrà. Io sono di quest'idea. Un po' come i network, un po' come i network che ti fanno entrare, ti fanno firmare un contratto e dopo ti tolgono, non so, quando tu chiedi aiuto, cioè tu chiedi aiuto per un motivo, per un problema, e loro ti tolgono per quel problema. Proprio là, proprio noti, noti quanto è professionale. Là, in quel caso tu hai mai fatto capire che hai sfruttato diciamo, periodo, no? Quel periodo che a te ti faceva comodo per poi prendermi e buttare. I network son sanguisughe un classico. Tipo, e non mi sbaglierò mai di dire, e non smetterò mai di dire, e io voglio che loro, e voglio che loro smentiscano quello che ho detto, perché se hanno le prove, smentiscono quello che ho detto. Io ancora da 2 anni che aspetto una risposta, dal 2021, dal 2020 anzi, 2020, inizio 2021, che aspetto una risposta. Mi è arrivato ancora, Eri sotto il non... Ma network che inizia con la A. io non ho più nessun tipo di problema a dire, guarda, ANC. Ero in ANC, all'inizio erano 4, eravamo 4, 5, 5, 6, 10 stream. Eravamo io, Matteo, Gennaro e altri. Poi man mano si sono ingrandito insieme ad altri, non mi ricordo chi erano. Comunque era, diciamo, una fase iniziale, non era ora come quello che è ora. Questa organizzazione, azienda, quello che vuole, mi contattò ai tempi quando io stavo dicendo, dopo il Giro d'Italia, mi pare. Ora facevo GTA. No, era nel Giro d'Italia. Era nel Giro d'Italia. No, ti spiego. Ti spiego. Mi contattò questa agenzia. Facevo parte di questo gruppo di streamer, ma non ero di un network. Non era manco un network. Accetto tutto. Mi arriva sta email. Io l'accetto. Perché alla fine quello prima non ricevo niente, ma manco in questo ricevo niente. Solo che cosa cambiava? Che da una parte ero un qualcosa. Da una parte venivo trattato come comunque un amico, dall'altra volevo trattare in modo più professionale perché da come mi avevano mostrato, stavano creando le basi per poi crescere tutti quanti. Ma ovviamente da un punto di vista ovviamente di social e tutto, non avevo manco pensiero di quello. Io volevo solo qualcuno che mi desse una mano dal punto di vista di sponsorship, cioè se c'era qualcosa da fare, davi di te. Io trimmo, tu te la vedi per quell'altro ambito, io non voglio sapere niente. Accetto sto contratto. Io ero in quel periodo in cui mi rompevano le palle e tuttora mi rompono le palle. Ma io ormai è da anni che lotto Li conosco. contro Fin queste quando servi persone. a loro, ok, poi quando non va bene a loro ti mandano via.
Non ci sono rapporti umani. E se ti fanno credere questo, poi si E ora ti spiego, beh, gatto. Beh, adesso che avranno Gianmarco, avranno vinto, guarda. Hanno vinto perché hanno il top del top. Quindi ora praticamente hai vinto dal punto di vista di contenuto. Praticamente, cosa è successo? Successe che ai tempi, quando mi arrivò questa richiesta, e facevo parte di un altro gruppo, che ho deciso di mi spuntare una volontà, dato che io non avevo più rapporti, non mi interessava, non avevo nulla, di passare a questo che era molto più... Vedevo che era professionale, che era quello che mi mostravano. Tra l'altro io non ho mai sputato in quello che hanno fatto, no? Cioè, Cyber stesso all'inizio mi aiutò a impostare la live, tipo quelle là, tipo quando vado off mi switcha alle clip, questa cosa qua. Cioè, lui mi ha aiutato all'inizio. Ha dato una mano, ma erano tutti aiuti che in sé per sé non erano nulla. Io non avevo un shop, non avevo niente, non avevo nulla, io non ho preso una lira, ok? L'unica, anzi, ti dirò, l'unica che mi è arrivata, l'unica, era quella di Raid Shadow Legend. Era Raid Shadow Legend, la prima volta, quando arrivò quella sponsor. Che io, tra l'altro, giocavo perché mi piaceva, non perché dovevo farci, perché proprio mi piaceva la cosa di andare a fare... Cioè, io già giocavo a... Coso Simulator, là, come si chiama? MOBA, non MOBA Simulator. Ricordo qual era, aspetta, non era Raid. Dungeon Simulator. No, Dungeon Simulator. C'era quella specie di gioco Dungeon Simulator, no? Dove tu praticamente andavi avanti con i dungeon, cioè, io già giocavo a quello sul telefono. Quindi io, quando mi si è presentato Raid, io l'ho visto, ho visto molto una copia, con molti riferimenti. E mi è venuta la voglia di giocarci, tant'è vero che... Era il periodo in cui arrivavano gli add di Raid Shadow Legend. Ma io ci giocavo, poi qualcuno poteva scaricarlo, nessuno, non era che qualcuno doveva per forza... Non è che qualcuno dovesse per forza comprare o di scaricare, uno se voleva lo faceva, se no sti cazzi. Io feci sta sponsorship, non mi è arrivata una lira. Finita il tutto, a me non è arrivata una lira. Chi se l'è tenuto sti soldi? Chi se li è tenuti sti soldi? Io prendo e lascio stare. Magari non avevamo raggiunto i download, perché era quello che andava a obiettivi. O no, non mi è stata data spiegazione. Lascio stare. Perché io sono uno che lascia stare su queste cose, no? Non mi metto a fa drami, salottini, cose, perché non so quel genere di tipologia. Io prendo, gioco, vado e gioco. Perché mi va di giocare. Inizia il periodo di decadimento. Ero sempre in live, in questa maratona. Mi rompevano i coglioni. Praticamente cosa succedeva? Come ieri c'era qualcuno che parlava di sub bottate, ma io non so manco né a chi si riferissero, né so come cazzo funziona, perché non ho mai utilizzato questi stratagemmi, ok? Fatto sta che a me a quei tempi rompevano lo fanno tuttora. Praticamente in quei tempi, dato che era nata la cosa che mi rompevano le palle, cioè era nata la cosa che io avessi dei numeri strani, su e giù, vabbè. Mai pensato a queste cose io, tra l'altro. C'era sta gente che mi rompeva le palle mandandomi apposta, non sub, ma determinate tipo cose che a me poco interessava, perché alla fine io non guardavo quelle cose, no? Poi quando vedevo qualcosa di strano, i mod me lo segnalavano e io, come al solito, Pastorizia presente, che era inizio maratona, ogni giorno a dire, vabbè, mandiamo le mail. Ti ricordi, Pastorizia, quando gli voglio 3x2, mandiamo le mail. Io avrò mandato una cinquantina di mail 2 anni fa a Twitch, dicendogli, guardate che per favore, cioè, datemi una mano, perché io non posso sopperire a una cosa del genere. Non posso, cioè, come faccio? Cioè, io devo passare per quello che si compra queste cose, che fa, per gente che mi vuole rovinare? No. E allora, cosa ho fatto? Mando queste mail, ricevo sempre la solita risposta automatica, fino a che non ricevo un'altra email che ho postato
su Discord c'è la sezione Discord, se entrate nel Discord c'è la sezione avvisi importanti, e ho postato questo delle mail di Twitch, che c'è scritto apertamente di lasciar perdere questa situazione, di non parlarne, di non ingrandirla sui propri social e soprattutto di non parlarne. E io, dato che ai quei tempi, comunque, è il mio datore di lavoro alla fine Twitch, se Twitch ti dice di non parlare di determinate cose, non lo fai. Ho iniziato a non parlarne più. Difatti ho dovuto iniziare a bloccare tutti quelli che dicevano sempre le stesse cose, perché avevo paura che poi mi bannassero a me. E se Twitch mi dice non parlare nei tuoi social, non parlare di queste cose all'interno della piattaforma o all'interno dei tuoi social, non lo faccio. Cerco di non parlarne, ma perché non me l'ha detto Twitch a me di non far, di farlo. Ok? Io non l'ho fatto. Cioè, io non, ho iniziato a togliere tutta gente che parlava. No, chi arrivava da altre live perché magari quello ne aveva parlato l'ho dovuto togliere perché accendavo di mezzo io. Fatto sta che ancora oggi non ho ricevuto una risposta concreta da Twitch, né tantomeno sono mai riuscito a parlare con qualcuno che ha un ruolo rilevante all'interno di Twitch Italia, perché nessuno mi è venuto mai a dire. Magari, io so che alcuni hanno avuto una chiamata Skype, ma quelle sono cavoli loro. Quindi c'è il modo per parlare con queste persone, ok? C'è qualcuno di Twitch Italia, dello staff, che ha modo di venire a contatto con me o con noi. Ma no, anche tramite le. Anche, tra, anche la, tralasciando le mail, perché so che c'è. E l'ho visto con i miei occhi, tra l'altro. A me questo non è successo. Andiamo avanti, vado avanti. Dopo, a un certo punto, sono arrivato a un punto in cui ho iniziato a dire: mi sono rotti i coglioni. Sono 4 mesi che ti mando email, tu sempre le stesse cose mi dici, sempre così non parlare. Dopo 5-6 mesi che continuavo a rompermi i coglioni, ho detto: beh, basta. Non ne parlo più, non mi interessa più, non ti mando nessuna email. Ma non perché a me non me ne fottesse un cazzo di quello che stesse succedendo. Perché tanto, se io ti mando, ok, se io ti mando un problema e tu non me lo sai risolvere, è inutile continuare a dirti sempre le stesse cose. Perché tanto il problema ce l'ho e rimarrà lo stesso. Ok? Vabbè, andando avanti nel tempo. Cosa è successo? È successo che alla fine non hanno fatto nulla, non è successo nulla, non hanno cambiato nulla. Io sono andato sempre avanti, fottendomi, lottando anche contro la gente scema e cretina. Mi arriva un messaggio su Telegram, dopo 2 anni, di questa persona con... era un account tipo anonimo, perché comunque mi riceve una marea di messaggi del... Morte, cose, minacce, mai prese per il serio. Però clicco sul tuo messaggio e inizia a elencare determinate cose che solo io potessi sapere, o solo io, o solo chi era interno, diciamo, cioè, tra me e chi stava vicino, vicinissimo a me, no? Cioè, questo come fa a sapere determinate cose? Ma è qualcuno che mi conosce. Fatto sta che questo qua, in questo messaggio, inizia ad elencare un paio di cose per dimostrarmi che lui era qualcuno che sapeva, ok, sapeva, ma comunque non era uno scappato di casa. E questo messaggio c'è scritto che veniva pagato per rompere le palle a me, per rovinare la mia immagine. Sentite le parole. Perché ero... ai tempi ero diciamo la persona del momento in cui tutti ne parlavano, perché ormai tutti avevano il mio nome in bocca, quindi dovevano portare avanti quello che era la mia immagine, no? Quindi se tu andavi, se tu non, se loro non avevano una rampa di lancio per parlare di me, cioè, cose da pazzi. Ce l'ho sto messaggio, cioè, sono questo tipo di problema a mandarlo. Io non so quanto possa essere, ma questo dopo 2 anni me l'avevano da dire. Dopo 2 anni questo mi viene a dire che veniva pagato. Per dirvi da dove? Come cazzo era messa la gente? Come cazzo era combinata? Dopo 2 anni questo. Ma facciamo un passo indietro. Lasciando la sponsorship di Riot Shadow Legend, che iniziai, finì. Magari non la completai, ma io non ricevetti una lira.
da quella sponsorship da parte di ANC. È vero, ci sono le mail, ci sono i messaggi, io non ho ricevuto, ma non sapevo, non ero a conoscenza né se dovessi ricevere qualcosa, né se avevo raggiunto gli obiettivi per ricevere qualcosa. Vabbè, fatto sta, vado avanti, me ne fotto di tutta la cosa, vado avanti lungo la mia strada, continuo a fare le mie live, facevo i tempi, facevo GTA. A un certo punto mi ricordo che non andavo manco discretamente da un punto di vista di tu in generale, perché alla fine quello che facevo piaceva. A un certo punto, dopo manco 8 mesi di contratto con loro, con ANC, dopo che io ho scritto le mail a Twitch, dopo che io ho scritto le mail a loro, dopo che io ho parlato con Cyber stesso dicendo guarda che io non ce la faccio più, darmi una mano, io non so più che fare, loro mi hanno sempre risposto, vabbè non ti preoccupare perché tanto anche se non... la risposta era Twitch prende comunque i provvedimenti anche se tu, anche senza che tu me lo dica. Vabbè, ricevo l'ultimo messaggio con scritto sei stato ritieniti fuori dal contratto per appunto di po'. Io tu mi contatti, io te l'accetto, ti chiedo un aiuto per questo problema, tu mi togli, questo è il percorso. Allora ditemi se questo è un comportamento di una persona professionale. Io negli anni poi ho cercato di capire il perché di questo, ma mi hanno sempre evitato, sempre. Sono andato al Milan Games Week, c'era lo stand di ANC, io sono entrato là dentro, mi hanno fatto entrare, che ho ringraziando sempre, che mi hanno, perché mi potevano anche dire che cazzo sei, vai via. Entro là dentro con tutta la live, ok, io l'appoggio un attimo, ho appoggiato un attimo la live sul tavolo e sono andato a cercare Cyber che era là dentro. Lo so, scappato, non l'ho più trovato, cioè, quando c'ero io non c'era lui. Io non sapevo chi fosse, ma gli ho dovuto chiedere chi fosse, perché di faccia non lo conoscevo. Proprio per andare a chiedere a questa persona, ma è successo qualcosa? Ti ha dato fastidio? C'è qualcosa che non ti va bene? Perché di questo? Non mi ha più risposto. Non mi ha più risposto. Ma manco dal punto di vista di... manco di persona. Ma ora io, ripeto, non ho nulla contro nessuno, però ci sono delle cose che non vanno bene, perché tu, dopo 2 anni, mi fai solamente capire che mi hai utilizzato, ciao Torbellino, mi hai utilizzato solo perché ti servivo, ok? E poi quando io ti ho chiesto una mano, tu non hai fatto altro che prendermi e buttarmi. Io da là ho cominciato tutta una serie di... provando anche a capire il perché di tutto ciò. Tra l'altro vi dirò, ho provato ad avere ai tempi, vi ricordate quando io ero senza network? Sono stato un momento nella maratona che ero senza network. Difatti io dicevo ragazzi, ma è possibile che una maratona che non ha, magari non ha un riconoscimento a livello mondiale perché non me lo possono dare? Perché non ho i 6.000 euro da dare a Guinness World Records per farmelo certificare? Ma comunque avevo già fatto tanta strada, perché comunque dopo un anno e mezzo di maratona, era un anno e mezzo di maratona, nessuno aveva mai arrivato al mio risultato dal punto di vista di giorni streamati, di ore streamati. Difatti rimaniamo ancora oggi uno dei canali che da inizio 2022 ha streamato la maggior parte delle ore, quasi il 99%. L'1% sono le ore in cui si disconnette il voto, senza te. Ero senza network. Io non è che mi lamentavo, dicevo io, ma perché nessuno mi vuole? Inizio a mandare le mail ad Evox. Inizio a mandare le mail ad altri network, perché comunque in una maratona un network ti serve, perché? Perché io, che sono in live H24,
Non è che ho la possibilità di mettermi a guardare quello, guardare quell'altro. L'aspetto, diciamo, magari anche di qualche sponsor che comunque potrebbe anche fare comodo alla fine, no? Che sono tutta roba che io poi ho sempre investito dentro il canale. Non ho mai. Cioè, tutti i soldi che ho preso li ho sempre investiti per Twitch. Non mi sono mai comprato una macchina. Non mi sono mai comprato. Uno sfizio che era, ma che ne so, un abito di marca, se non queste magliette che 6.000 polo che mi sono arrivate. Nulla. No, ho mandato delle mail a tanti network, tra cui Evox, ok? E io mi ricordo che con Evox parlai con uno dei capi o comunque redattori, manager, quello che cazzo era, non so che era, al MOB di Milano. Eravamo io, David, poi c'era Shite Rose e io, si avvicina sto ragazzo che era il manager di Shite Rose, che era Evox, e io chiedo a lui: ma è possibile che io non riesco ad avere un network? Ma se io vi mando un'email, ho provato a chiedere, ma se io mando un'email, c'è la possibilità di essere valutato? Parliamo, tu prova, poi la guardo, la controllo. Mando le mail. Oh, manca una striscia, manca una risposta. Manca a dire no, non hai requisiti, non ci interessa. Mando Divimove, nulla. Nulla, io sono rimasto senza. Ok. Ma questa lista nera? Ho capito, gatto, ma io non ci posso fare nulla. Da quel punto di vista, mi hanno rovinato l'immagine, ok? L'immagine, ma chi me l'ha rovinata l'immagine? Ok, ci siamo capiti. Cioè, io mi devo convivere con una realtà che non mi appartiene, dove io mi sto rompendo il culo ogni giorno. Magari tra TikTok, cioè io i social mi gestisco da solo. Cioè, devo fare un Instagram, se devo fare un TikTok, non è che ho gli altri che prendiglielo e si fanno le cose per cazzo loro. Se, tutti live, ah! Ok, tutti live. Ho sempre cercato di porre rimedio a quello che diciamo la gente diceva, perché alla fine con il fatto della guerra. Poi là ho iniziato ad avere un po' più di ascolto da quello che dicevo, perché non è che sfruttavo quella situazione per mie tornaconto, ok? Ma capitava certe volte qualcuno in chat che io parlavo di una cosa, cambiava discorso e parlava sempre di sti bot. E io rispondevo sempre, rispondevo sempre, rispondevo sempre, rispondevo sempre, dicendo: ma che cazzo vuoi da me? Ma non mi rompere le palle, ma sto in live da 2 anni. Ma secondo te dopo 2 anni, ok? Dopo 2 anni. Adesso ragioniamo insieme. Dopo 2 anni di maratona. Oh. Aspetta un attimo. No, Dopo sto 2 anni di zitto. maratona. No, sono aperto il discorso, scusami. Dopo 2 anni di maratona. Dopo che mi hanno rotto le palle da inizio. Dopo che io ho tentato varie volte di chiedere aiuto e mi è stato rifiutato l'aiuto. Dopo più volte che ho tentato di chiedere aiuto a Twitch. E Twitch mi ha sempre detto di non parlarne. In primis potrebbe, ma è stato il mio datore di lavoro a dirmi non parlarne, no? Io ho fatto quello che non andava fatto, no? E adesso non è che ne sto, io sto giustamente rispondendo alle varie stronzate. Ma secondo voi, perché io dovrei dopo 2 anni continuare a fare una cosa del genere? Nonostante chi mi conosce sappia che io non viva nell'oro, perché io non ho i milioni, non ho i. Non ho chissà cosa, non ho i miliardi o milioni di soldi. Non è che guadagno una mandragata di soldi al mese, perché comunque chi mi conosce già ho detto più o meno quanto prendo e quante sono le uscite. E sono quasi come le entrate, quindi io di mio in tasca mi rimane poco e niente. E sono tutti i soldi che poi metto da parte per magari fiere, progetti e tutta roba che io investo sempre su Twitch. Cioè, non è che vado e mi compro una macchina, vado e mi compro. No. Ci siamo capiti.
tutto roba che ho reinvestito su Twitch. Per sempre per andare avanti, per tentare di portare dei nuovi contenuti. Sono arrivato a un, adesso sono arrivato a un certo punto dove io non ho più nessuno che mi dabbia, che mi dia ascolto. Non mi dia un, no, come posso dire, non mi faccia parlare. Ok, per esprimere quello che io non ho detto in 2 anni. Perché io in 2 anni porto avanti tutta sta roba. Non penso che debba continuare a rovinarmi l'immagine. Ok. Ma il perché problema, devo far il parlare. Problema, il problema tuo. Però, eh sì, ma il problema tuo, tu a queste persone che ti hanno rovinato l'immagine, le avresti fatto partire una denuncia, così le avresti bloccato senza che continuavano a buttare merda su te e sul suo contonome di Ceduzzo, capito? Le avresti denunciati, le avresti mandato un bello strike, le avresti fatto chiudere il canale, così non si parlava più del tuo nome, perché ormai le persone sanno quello che hanno detto, quelle teste di cazzo, e di conseguenza ti hanno macchiato l'immagine, come stanno macchiando l'immagine, sì, di altre persone. Tralasciando che ormai sono sempre del parere che una denuncia non serve a un cazzo, perché anche se io ti denuncio, questa denuncia si potrà per anni. Ma se denunci tu, denuncio un altro. Aspetta. Ma adesso dico pure cosa io stavo per fare. Io parlando, ciao Kingbot. Io poi parlando con l'avvocato che lavorava insieme al commercialista mio, no? Sì, sì. Io ho detto, guarda, io ho questa situazione. Ok, io mi devo far, ma devo far, devo, diciamo, ripulire la mia immagine da una cosa che non mi appartiene, perché alla fine a me il fatto che io sia etichettato come quello dei bot, okay, è proprio brutto come cosa. Ma il problema cioè io devo essere etichettato, cioè io l'altro giorno vedevo una chat, hanno fatto una tier list in una chat di Nanni, c'era Nanni che ha fatto la tier list, non so dov'era. Ok, tutti forse non mi conoscevano nemmeno in quella chat, arriva a me, mi prende, mi sposta, arriva uno su 1000 che aveva, ma Ceduzzo è quello dei bot, e Nanni cosa ha risposto? No, non l'ha visto. Ah, perché okay, la chat scorreva. Io ho letto, però c'è scritto: no, c'è tutto quello del bot. Ma che cazzo stai a dire? Sì, fra, ma quello, tu ma è que- aspetta, ma è quello dei bot? Ma perché chi l'ha detto? Lo ha detto una carica di Twitch? Lo ha detto qualcuno che ha un'importanza a livello di staff? No, l'hanno detto qua, c'ho rincoglioniti che devono fare hype. Infatti tu, se avessi fatto come ti avevano detto tempo fa, ora quei 4 rincoglioniti non stanno sulla piattaforma. Tutto qui. E ho capito, Gatto Freebooter. Ma sapete quante volte, Gatto, ho provato a rispondere a tutti dicendo: ma non mi rompete i coglioni. Cioè è tutta una storia che dura 2 anni. Io ho iniziato, è una lotta che dura da 2 anni, da quando è iniziata la maratona fino a ora. E continua, anche ora, mentre sto parlando, mi stanno rompendo le palle. Capisci? Anche ora che io ne sto parlando, stanno rompendo i coglioni. Allora che io devo rimandare un'altra volta la 40esima email per farmi sentire dire: stiamo prendendo provvedimenti, non ne parlare sui social. Però dopo 2 anni mi sono stancato. Ok? Dopo ma 2 anni, se avevi solo in chat tua lo staff di Twitch, avevo lo staff già, bravo, quello che stavo dicendo io. In chat mia sono arrivato dopo una miriade di email, mi sono dimenticato di aggiungere, e c'è stato un periodo in cui io avevo lo staff di Twitch perennemente in chat. È vero questo. Perennemente. Cioè, qualsiasi cosa succedeva, io avevo, c'era un modo di chat che prendeva provvedimenti. Non so se era italiano, non so se era inglese, non lo so. Non conoscevo il nome. Pi iniziale, non so come si chiama. Sì, sì, ma me lo ricordo. Cioè, loro hanno un come stemma, proprio come staff di Twitch. Sì. Però io cosa facevo? Io è successo quando mi hanno dato l'ennesima email. Ho chiesto per favore, poteva avessi aiuto. Poi mi hanno mandato un questionario. Twitch stesso mi ha mandato un questionario. Sì.
mi hanno chiesto com'era l'assistenza di Twitch. Io li ho distrutti in quel questionario. Ed è una questione di Twitch, dicendo che io con Twitch ho avuto un'esperienza pessima, che non ho mai avuto nessuno che mi desse una mano e che alle mail non ho mai ricevuta, non ho mai avuto una risposta concreta se non quella del bot automatico. Da lì in poi, a certe volte a cadenze magari tipo di giorni, un giorno sì, un giorno no, ho lo staff di Twitch perennemente in chat. Quindi è un bene sta cosa, perché per esempio capita molte volte che arriva la gente e scrive robe razziste, no? Noi segnaliamo nell'arco di 10 minuti quelle bannate. È vero questo. Abbiamo un esempio di tante persone che hanno fatto Sì. Perché loro penso che abbiano una dashboard dove gli arrivano le segnalazioni, magari ce l'hanno là sotto banca, hanno la mia aperta, banna via. Non so come funziona. Quindi da quel punto di vista, dopo un po', ok, funziona. Ok? Sì, sì, sì. Quindi da quel punto di vista funziona. Ma il problema è che facciamoci due... iniziamo a pensare in modo razionale. Se io in 2 anni avessi veramente fatto quello che la gente dice o quello che la gente pensa, quello che la gente si fa il passaparola, ok? Sì. Perché io dopo 2 anni ancora sono on e non sono stato bannato per questa tipologia? Ma penso perché non ci sono uno... Se cioè ti eri, come dicono gli altri, ti bottavi Twitch tranquillamente, poteva tranquillamente controllare dalle statistiche o non so loro come fanno. Però dico io, a te ti accusano di bot, ok? Ma ci sono tanti altri streamer italiani, tramite anche, tra virgolette, tramite i loro social network, come cazzo, dove stanno loro, si fanno l'embedding. Parliamoci chiaro. Però, giustamente, accusano... Io l'ho dovuto scoprire quando mi hanno fatto vedere la mascherina. Non sapevo che cos'è. Pensa te. Le persone vanno ad accusare a te, ma prima di accusare a te non si possono vedere i cazzi loro di casa loro, cioè, capito? Tu là li dovevi far stroncare direttamente, proprio... Non era sta proprio una cosa a Twitch a chi da quattro cazzure. Ma c'è finito che dopo 2 anni, che due, anche quasi 3, che sono in live e che la gente pensa e dice e fa o pensa quello che cazzo vuole, se io dopo 2 anni sono ancora on e ancora continuano a rompermi i coglioni e non mi ha mai preso provvedimenti dal punto di vista di ban per questa tipologia, significa che forse un fondo di verità in quello che ho detto, Dio santo, la gente deve capirlo che c'è, che è vero quello che dico e non dico stronzate. Tu come avresti reagito? Avresti reagito prima loro già che parlavano male di lui, che lui si bottava. Tu gli avresti fatto partire uno strike e una denuncia? Ma chi è? Agli altri? Sì, agli altri, ai quattro cazzoni che hanno iniziato con la questione. Ragazzi, non le apprende tutto casa. Esatto, ma risposto no, ragazzi, se ne attimo parlando, nel senso, cioè, se tipo, io stream, no? Mi inizio a streamare, magari arriva quello e mi dicono, tipo, sei bottato e cazzate vai, no? Allora io gli dico una cosa, non va. Allora, io, per come sono io di Raichin, ok? Io lo potrei pure fare, ok? A me non me ne passa per cazzo, perché ti dico la verità. Se arrivi tu e mi dici sei bottato, ebbene, ma a me... Ti la faccia! Ok, a me non mi interessa della tua opinione, perché io non è che se tu mi dici sei bottato, io domani non mangio a tavola, io domani non dormo... Ma io non ci voglio avere a che fare, gatto, hai capito? Perché loro, il gatto, non hanno fatto altro che ampliare un concetto che era partito da una persona, che non mi interessa e non voglio più sentire... Ciao per me. Cioè, perché ti spiego una cosa. Scusami, ho risposto 6.000 volte pure, gatto. Ho risposto 6.000 volte. Ho provato a dire a chi mi segue, alla gente esterna, tutto quello che mi è successo, che ho passato e che ho fatto. Però devono pendere dalle labbra di gente che alla fine non ha manco dire ha un ruolo fondamentale a livello di staff. Non ha niente, è una persona come me, come gli altri creator che parla. Ok, parla. Questa gente secondo me potrebbe partecipare alle elezioni, perché è bravo a fare il lavaggio del cervello alla gente per poi magari, ecco, far girare un pensiero comune, no? Quando tu riesci a pensare un pensiero, a far passare un pensiero comune, riesci pure a
convertire determinata gente che magari ti rompe pure le palle, cioè, significa che sei bravo, sei un buon politico. Ma la cosa, la cosa più brutta che hanno fatto, che l'anno scorso, al Games Squid l'anno scorso, ti veni vicino, oh c'è Duzzo, così, e poi da dietro e butta una merda, c'è Duzzo bot. Allora te la posso dire una cosa, allora, secondo fra me... La fortuna loro, i quattro cazzoni, che loro... non valgono un cazzo, se non parlano degli altri loro non campano, uno. Due, se era successo a me, io come avrei fatto, li sarei andati a prendere sotto casa. Li avrei buttato la faccia uno a uno. Ha buttato. Cata la capa, tutte e due, vedevamo. Vabbè, queste sono le vostre dichiarazioni. Del commercialista, che ti ha detto il commercialista? No, era l'avvocato che lavora con il commercialista. Ok. Io ho detto, guarda, avevo questa situazione... che devo fare? Subito l'avvocato mi ha detto, guarda che se non ci sono prove concrete di quello che stanno dicendo, tu puoi benissimo denunciarle per diffamazione. E io ho detto, io facciamolo, inizio a scrivere, io inizio a mettere, a parlare, a dire i nomi, di tutto quello che è successo. Lui prepara queste lettere, vabbè, comunque avrebbe portato avanti il tutto. A un certo punto mi fermo e dico, ma realmente io devo fare una cosa del genere per della gente che alla fine a me non ha poca importanza? Perché io sono troppo buono e ho pensato anche al lavoro degli altri. Sapevo che a qualcuno mancava uno strike per essere permabannato e ho detto, là, non mandiamogli sto strike. Intanto hanno spurcato l'immagine. Perché io ho a cuore anche il lavoro degli altri, no? Ma se pensa altri un culo, aspetta, ma pensa il culo tuo, aspetta, non pensare agli altri. Aspetta, questo era il ragionamento che facevo anni fa. Un anno fa, non ora. Ora mi ha fatto un cazzo. Perché un anno fa io stavo preparando la lettera con lo strike che avrei mandato e con le denunce che avrei fatto partire, e poi ho fermato un po' il tutto perché mi ho detto, vabbè, vuoi o non vuoi, e magari loro ci campano, evitiamo. Sì, ma è normale che tu, nessun network ti vuole a fianco, cioè per colpa loro. Io ho pensato al fatto che se tu al fuoco rispondi con il fuoco, ok, se tu rispondi al fuoco con il fuoco sarà una battaglia continua. Aspetta, dipende ovviamente. Se a me mi viene a dire una stronzata tipo quell'altro, quel Frenzy là, che mi viene a dire che io facevo le cose per sfruttare la gente morta, lucravo, quando io ho dovuto anche dimostrare che gli screen che ho donato tutto in beneficenza, quella è un'altra cosa. Io là ho risposto e tra l'altro sono pure smerdato, perché comunque continuavo a dire sempre le solite stronzate, nonostante io abbia dimostrato con delle cose che non potevo manco mostrare. Allora. Okay. Ma una domanda, l'avvocato un attimo è mia. Poi... Allora, io ti dico solo una cosa l'ho detta sempre a Ceduzzo, nel senso sia in che off, lo smetto, l'ho ridetta. Allora, ti spiego, Ceduzzo per tutti questi anni è stato il principal, ok, di Twitch Italia, ok? Esatto. Oh, lo sapete perché ho detto proprio l'espressione pungibolo? Perché ti spiego, perché è il pisciatello di turno, ok? Magari aveva tipo 20 spettatori che lo seguiva, sua mamma, sua zia e suo cugino, ok? Che faceva, filmava Ceduzzo, perché sapeva che tanto Ceduzzo non replicava, e le persone dicevano, ah, minchia, guarda, ma Ceduzzo non replica, quindi vuol dire che quello ha ragione, vai, sì, eccetera, eccetera. Allora, io... Fidati che vedevo gente che iniziava a streamare solo col mio nome nel titolo, si vedeva arrivare la gente che stranamente per sempre, per sentito dire, stava là e lo guardava, no? Sempre per sentito dire, eh? Quello che gli ho detto sempre a Ceduzzo, però purtroppo, ragazzi, ognuno di noi nasce con una natura, e la natura tu non la puoi cambiare, né bene né male non la puoi cambiare, ragazzi. Ceduzzo è una persona pacifista. Lui non è uno che tipo fa discussioni, cose. Lui è uno, anzi, che dove può togliere, toglie l'acqua, come si dice. E questo è stato, purtroppo... Esatto, purtroppo è stato un suo grande difetto in questo grande di telefono di suare, ok? Chiamiamolo così, perché il web
purtroppo è così, è un grande mare, ci sono pesci piccoli e pesci grossi, ok? Purtroppo il web, come un po' anche nella vita, tu devi sopravvivere. Se tu fai troppo il pacifista, la prendi nel culo. Come è successo? Perché le persone se lo sono messi sotto e gli hanno, l'hanno abusato dicendogli di tutto e di più. Perché tanto c'è Duzzo, essendo di natura buona, ok? Non perché secondo me, se tu sei persone che diciamo, mi chiamano, tu fai fatto questo, a posto. Se hai le palle, io ti invito pubblicamente a un sacco. Ma ci discutiamo faccia a faccia.